La Campania è la quarta regione in Italia per numero di dipartimenti universitari coinvolti nei settori della green economy. Sono 1.496 le aziende del settore energetico e il settore delle energie rinnovabili attualmente è quello che ha il maggior numero di start-up e spin-off dopo ICT. Di tutto questo si è discusso stamane alla Facoltà di Ingegneria della Federico II nell'ambito del convegno Energia, la campagna che si innova e si racconta, realizzato dal distretto Smart Power System. Ai nostri microfoni Piero Salatino, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, nonché presidente del distretto ad alta tecnologia Smart Power System, ci parla proprio di queste novità. Trasformare questo non solo in una risposta ai fabbisogni energetici, e trasformare questo anche in una risposta a delle opportunità di sviluppo imprenditoriale, fare ricchezza, fare occupazione partendo da questo. Ma quale deve essere il ruolo dell'università nella ricerca scientifica sulle energie rinnovabili? Luigi Nicolais, presidente di GETRA, centra l'obiettivo. Questa quarta rivoluzione industriale è fortemente basata sulla conoscenza. Oggi non possiamo immaginare di poter competere col resto del mondo senza introdurre conoscenza nei nostri prodotti. Nel corso della giornata è stato presentato il progetto FERGE, costato 11 milioni di euro, incentrato nel settore della produzione di energie da fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi di Horizon 2020. L'assessore regionale all'innovazione e all'internazionalizzazione delle start-up, Valeria Fascione, precisa quale sarà il ruolo dell'amministrazione di Santa Lucia per l'incremento della green economy in Campania. La regione Campania investe moltissimo su questo tema. Nel nostro FESR abbiamo una dotazione di circa 600 milioni di euro, rivolti sia alle imprese sia anche alla componente pubblica, ad esempio l'efficientamento energetico di tutta l'edilizia pubblica è anche un settore ad alto potenziale e questa cifra rappresenta il 15% del FESR, quindi insomma una dotazione importante. E la Campania ha partecipato al cluster nazionale, al cluster ad alta tecnologia sull'energia e anche questa è una novità, quindi porteremo il nostro contributo e porteremo a livello nazionale la nostra rappresentanza.